E boom di turisti in Abruzzo e anche a Pescara sono molti vacanzieri che, oltre ad andare in spiaggia e usufruire dei servizi messi a disposizione dalle strutture ricettive, desiderano conoscere meglio la città, i suoi musei e luoghi identitari. In Piazza Salotto, cuore del capoluogo adriatico, però l'infopoint per i turisti è chiuso. E anche diversi cittadini lamentano che spesso si trovano a dover fornire informazioni agli stranieri e hanno difficoltà a parlare in lingue diverse dall'italiano. Sì, proprio stamattina ci stavano i turisti allo stadio, stavano al mercato, ha chiesto informazioni per andare all'aeroporto. E dare un'informazione in inglese mi rimane un po' difficile. È un servizio importantissimo e dovrebbe stare sempre aperto, all'inverno pure. D'inverno, secondo me. È diversi giorni che, se non di più, che è chiuso praticamente. Non sappiamo il motivo, la ragione. Quindi, come dicevano i signori, è fondamentale. Cioè, se viene un turista, una famiglia, una cosa, vuol sapere qualcosa, il teatro d'annunzio o altro, bisognerebbe dirglielo, insomma. Ma non l'uomo qualsiasi, ci sta quello. Il comune ha attivato un'app istituzionale denominata Pescara Città Smart, che fa convergere in un solo dispositivo il flusso di informazioni istituzionali, turistiche, culturali e commerciali. Ma c'è chi fa notare che non tutti, per esempio gli anziani, la conoscono oppure la sanno usare. Tutti siamo pronti, io per esempio sono digiuno di app, le dico così, le cose così come sono, insomma, sono ignorante sotto questo aspetto, riconosco di essere ignorante. Credo che non tutti siano all'altezza, ma non perché sono incapaci, perché non ci si dedicano. Cioè una persona anziana, magari gli vai a parlare di app, dici: ma che è questa app?